Andando avanti sui fattori rivisti umani, altra scheda di raffronto tra i due rapporti. La parte in alto è relativa alle automobili, il grafico in alto, il grafico in basso è relativo ai camion ed è diviso in fasce di età. Guardate la cosa interessante, il cerchio rosso è la velocità, questa riga verde è la velocità, tra i 18 e i 35-45 anni, cioè conducenti giovani, hanno in comune, hanno una tendenza analoga, cioè il problema principale è la velocità nel conducente giovane. Più è giovane, quindi 18-20 anni, più la tendenza a correre è elevata. Col tempo, l'esperienza per entrambi, la curva è simile. L'altra cosa che i giovani hanno in comune, ma in modo diverso, e questo quantomeno per i camionisti consola, è l'uso o abuso dell'alcol. Ancora, la fascia da 18 a 25 è quella che ne consuma di più, perché poi le curve tendono ad appiattirsi, o comunque, magari questi non sono tanti consumi, ma sono incidenti rilevati, la causa dell'incidente era l'alcol. Nei camionisti, nei giovani camionisti, scende, il che vuol dire che forse capiscono subito che è meglio non bere o bersi una birra alcolica piuttosto che abusare dell'alcol. I giovani automobilisti invece tende a salire, poi scende. Questo probabilmente è il fenomeno sociale delle happy hour e cose simili. Per i camionisti e gli automobilisti più anziani, quindi diciamo i senior dai 55 in su, gli errori comuni sono la mancata precedenza e gli errori di svolta. Ci sono quindi anche nell'ambito, oltre che percentualmente, in termini percentuali degli errori comuni, anche in termini comportamentali legati all'età, delle forti similitudini. E questi sono degli spunti interessanti per introdurre il concetto, ad esempio, dello psicologo del traffico, che in Germania è molto sentito. E anche la DECRA in alcune sue filiali ha degli specialisti che valutano il comportamento degli automobilisti, dei camionisti a seguito magari di incidente o quando hanno perso dei punti. Cioè l'andare dallo psicologo del traffico che cerca di capire perché uno ha un certo comportamento stradale, e lì ci sono parecchi studi legati al perché quando uno sale in macchina magari la persona più carina e dolce del mondo improvvisamente si trasforma in una specie di Jekyll e Mr. Hyde, hanno la funzione di aiutare uno a recuperare punti, due a avere un comportamento virtuoso. Perché viene stressato il concetto dello psicologo del traffico? Perché alcuni paesi come l'Italia prevedono le visite sì per chi ha diciamo comportamenti di guida scorretti. Torniamo adesso al tema del rapporto della sicurezza stradale, dicendo voglio mettere in evidenza qualche cosa che in più pagine viene stressato, che è il colpo di sonno. Evidentemente gli studi che hanno fatto hanno un po' allarmato i colleghi di Decra Automobile che hanno redatto il rapporto, perché viene stressato più volte il concetto del colpo di sonno. Tra le cause principali, al 24% nell'ambito di studi della percezione c'è il colpo di sonno. In sintesi, quello che lì viene sintetizzato molto, la privazione di sonno per 16 ore nell'arco di 2 settimane equivale, da studi fatti, a privarsi del sonno, quindi a 2 notti insonni. Si hanno le stesse condizioni fisiche, sono situazioni stile jet lag per i piloti intercontinentali. 2 notti insonni, guidare in una condizione di privazione di sonno di quel tipo equivale a un tasso alcolemico dello 0,4 per mille. Se a 0,3 il rischio è di 1,2 e a 0,5 per mille il rischio è raddoppiato, 0,4 siamo vicini al rischio doppio. Chiaro che questo colpisce perché lo evidenziano sul camionista, anche se il problema della stanchezza è un problema anche dei giovani automobilisti. Il camionista ha dei problemi di carichi di lavoro e di ritmi pesanti, il cosiddetto ciclo circadiano, cioè giorno e notte, viene spesso sfalsato da, non so, la possibilità di guidare solamente in certi orari, di dover poter accedere, adesso vogliono
mi pare Milano, l'abbiamo proposto altre città, i veicoli commerciali, industriali possono accedere solamente praticamente all'alba. Significa andare a sfalsare completamente il ritmo giorno-notte. Un'indagine fatta dice che il 50% dei camionisti ha sperimentato almeno una volta il colpo di sonno. Il problema è che non ci sono tantissime statistiche, anche perché non vengono rilevate. E questi rientrano nella categoria del quasi incidente. Chiunque di noi ha avuto un quasi incidente poi se ne dimentica, cioè mezz'ora dopo l'ha già dimenticato, perché in quel momento reagisco, però poi sì, l'ho vissuto come un'esperienza, stavo per avere un incidente, ma poi è andato tutto bene e me lo dimentico. Lo stesso anche il colpo di sonno, sono quelle situazioni che se mi riprendo e poi arrivo in porto me ne dimentico. Però questo appunto è una cosa che viene stressata parecchio come uno dei fattori di maggior rischio per i camionisti. Ecco, poi ci sono altri fattori di rischio. Il problema delle cinture di sicurezza, grandi campagne per gli automobilisti, un po' meno per quanto riguarda i camionisti. Da indagini fatte il 50% solo il 50% allaccia in autostrada, e in città e su strade statali la percentuale scende a 1 su 4, al 25%. I motivi investigati sono la seduta rialzata conferisce una falsa sensazione di sicurezza, controllo meglio la strada, la vedo così, la cintura viene ritenuta scomoda, un ostacolo, e poi uno degli aspetti ricorrenti in tutte le situazioni incidenti, la sopravvalutazione delle proprie capacità di guida. La cosa interessante è che i tedeschi, le bravi tedeschi, hanno preso molto sul serio il problema delle cinture di sicurezza per i camionisti e in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, alcune sia compagnie assicuratrici che costruttori, hanno organizzato una campagna che si chiama Hat's Geklickt, ha fatto click, dove hanno sensibilizzato fortemente il camionista e l'utilizzo della cintura, perché dati alla mano gli incidenti, e questi sono anche studi, lo si vede lì del nostro centro di ricerca, crash test fatti con Dummies dimostrano che anche per il camionista una delle cause di decesso è l'uscita dal parabrezza per mancanza di cintura allacciata. Altri fattori poi, tema carico irregolare, ecco il camion con i rotellini, carico a metà, e c'è sempre più diffusa l'abilitazione per la messa in sicurezza del carico. Tantissime assicurazioni, anzi praticamente tutte, da quello che i colleghi tedeschi mi hanno raccontato, non accettano più, non rimborsano più i danni al carico, qualora il conducente o lo spedizioniero, comunque qualcuno non abbia fatto corsi, oggi volontari, di sicurezza dei carichi, di organizzazioni come quelle di Decra, dove spiegano non solo le leggi fisiche, ma anche l'ABC. Altro fattore di rischio sono cantieri e volumi di traffico, le cosiddette onde. Decra, tra l'altro, non viene riportato qua, ma nell'altro rapporto dell'anno scorso, ha preso una posizione anche particolare sul tema della velocità in autostrada, in particolare il cosiddetto eccesso di velocità. È vero che l'Unione Europea e tanti altri organismi suggeriscono di ridurre la velocità. Quello che la Decra fa un po' in controtendenza dice la velocità è pericolosa in funzione delle condizioni di traffico e della velocità relativa dei diversi partecipanti. Quindi l'esempio è le autobahn tedesche, dove ci sono nei tratti dove si può, c'è gente che il traffico va a 150-160 ed è a una velocità relativa comune, i rischi maggiori li hanno riscontrati quando si è a basse velocità, anche perché la bassa velocità porta meno concentrazione in genere, meno adrenalina, e soprattutto in prossimità di incidenti, di cantieri, l'improvviso arresto di uno diventa fattore di rischio per gli altri.